dinamica della convivenza dal punto di vista del fatto che due persone stiano insieme senza assumere tutta una serie di diritti, doveri ufficiali nei confronti almeno della comunità civile. E questo lo si giustifica per tanti motivi. E non ultimi appunto sono motivi di necessità, cioè perché appunto il problema della convivenza per chi non la condivide è spesso il fatto di sceglierla ideologicamente, mentre a volte la convivenza è un punto d'arrivo, come dire, necessitato da certe condizioni pregresse di legame precedente. Ma a me interessa che, assumendola come la possibilità dei giovani di oggi, no? Andare via di casa per convivere, su questo punto io credo che una riflessione anche interna alla Chiesa dovrebbe essere una riflessione con tutti i livelli critici manifestati in questi ultimi mesi, ma anche con l'attenzione a notare che oggi la fuoriuscita dalla condizione di singolo, no? Che adesso col ministro che ha detto bamboccioni, lasciamo perdere i bamboccioni, ma il singolo. Poi ha fatto l'elemosina perché voglio vedere dove vanno. Il singolo che esce dalla condizione di singolo, questo è un fatto che nel contesto attuale va segnalato con un pochino maggiore di attenzione che non semplicemente il punto d'arrivo convivenza che non è soddisfacente, perché appunto lavorare sulla fuoriuscita dell'identità singolare, no, individuale, questo a me sembra non solo ecclesialmente ma culturalmente un elemento fondamentale da tradurre nel modo meno ideologico possibile, non con un'ideologia già confezionata cristiana, un'ideologia produttivista, un'ideologia come c'è stata nei decenni precedenti, per cui soltanto la famiglia che fa figli fa la ricchezza della nazione, non in questi termini, ma è certo che scoprire appunto che l'identità del singolo in quanto tale, come individuo, ha bisogno strutturalmente di una relazione di apertura, di trasformazione da parte di un altro più o meno stabile, questo a me sembra nel contesto attuale un elemento profetico, per cui pur con tutti i limiti della convivenza io vedrei molto importante motivare alla fuoriuscita dalla condizione singolare, perché a me sembra che molta parte del mondo produttivo, comunicativo di oggi ci voglia convincere che in fondo quello è il consumatore perfetto. Sì. Anche se oggi vediamo bene come anche la famiglia, quei bambini piccoli, è un altro consumatore perfetto, perché appunto i negozi di vestiti di bambini piccoli, ovunque tu vada, si moltiplicano, perché lì si è capito che c'è una domanda anelastica, cioè si resiste molto meno alle variazioni di prezzo quando si tratta di comprare per il bambino piuttosto che per il bambino. Questo il mercato lo coglie subito e risponde in modo formidabile. La forza non solo morale ma proprio simbolica del cittadino sta nel riuscire a vivere la condizione anche solo di convivenza in modo non da due single più bambino anch'esso già single, perché appunto e questo, guardate, è oggi quasi un destino, cioè di non uscire dalla condizione di single anche cambiando stato di vita, perché appunto si cerca la forma meno impegnativa e quella che garantisce di più la reversibilità a condizione di singolo. Mentre la novità sorprendente è che appunto quando esci dalla condizione di singolo e entri in una condizione di relazione familiare, senza definirla, chiaramente cambi proprio sostanza. Potrà essere considerato anche questo tutto un discorso ideologico, ma credo dal punto di vista, ecco, diciamo, impegnandomi come teologo e in parte anche come filosofo, che su questo piano grandi tesori del pensiero, dell'esperienza, della tradizione, non solo cristiana, qui sono messi in gioco. Cioè, in questo, forza morale, capacità di resistere, capacità di sperare anche dentro le difficoltà, la si trova non semplicemente con un atto di fede, ma credendo simbolicamente all'atto che fai. Mentre, come dire, crederci soltanto in parte, o come dire, finché ci credo va bene, questo mi sembra un modo di entrare in una relazione plurale semplicemente come singolo, senza essere disposti a cambiare identità,